Fratelli e sorelle, tra non molti giorni vivremo la gioia del Natale, anche domani sarà la Domenica della Gioia e il Signore vuole prepararci in modo che possiamo vivere davvero a livello liturgico questo incontro con una grande gioia per il fatto che Egli è vicino, che Egli viene. Però il Signore, per poter farci vivere questa gioia, ci fa passare anche per dei momenti in cui vuole metterci sull'attento, vuole purificarci da delle cose che magari potrebbero sminuire la gioia dell'incontro con il Signore. Vuole fare di tutto in modo che evitiamo noi gli errori che hanno commesso coloro che non l'hanno riconosciuto quando Egli venne in mezzo agli uomini. La parola di Dio di ieri e di oggi, ecco, vuole in qualche modo purificarci, richiamarci, metterci sull'attento in modo che, che evitiamo quegli errori. E la parola di Dio di questa giornata è per noi una lezione. Ci stiamo preparando alla venuta di Cristo. La nostra attesa è molto breve, se volessimo paragonarla ai coetanei di Gesù, che era un'attesa multisecolare. E la cosa triste è che quando Cristo apparve tra di loro non l'hanno riconosciuto, perché non hanno saputo vederlo per quel che era: il servo, l'agnello di Dio, colui che prende su di sé i peccati di tutti. E come dice Giovanni l'Evangelista, venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto, non l'hanno riconosciuto. E quel che è peggio, hanno cercato di farla finita con lui, mettendolo alla croce. Quanto è successo è per noi un avvertimento, è una lezione. Perché Cristo continua ad essere uno sconosciuto nel nostro mondo, a volte anche per noi che diciamo di essere suoi discepoli, è una cosa inspiegabile. La venuta del Signore non si limita solo all'avvento, Egli viene continuamente, però bisogna tenere il ricevitore aperto per captare il suo segnale, perché i criteri terreni, i nostri criteri, e il nostro stesso io a volte interferiscono con troppa frequenza. Anche oggi il Signore viene per mezzo dei Suoi profeti. Sono uomini e donne carismatici che, posseduti dallo Spirito di Dio, amano i fratelli, servono il rinnovamento e l'unità del popolo di Dio e vivono consumati dalla fame, della sete di giustizia e di solidarietà con gli uomini. E bisogna ammettere che a volte è un'ardua missione e difficile il destino di quegli profeti. Fratelli e sorelle, preghiamo perché Dio ci liberi dai comportamenti dei contemporanei di Gesù, troppo sicuri delle loro attese, per esempio anche sul Messia, perché i piani, i progetti, i pensieri e le vie del Signore non sono sempre le nostre. E mentre lo Spirito, in atteggiamento aperto, è disposto a rettificare i nostri criteri e a convertire il nostro cuore, è il principio proprio dell'Avvento.